Ciao a tutti, oggi ho deciso di fare la videoricetta della Sacher, ci sono riuscita, dopo tanto tempo. Io l'ho vestita a festa per il compleanno della mia Sara, mia figlia, però come vedete l'ho decorata tante volte in altri modi. Ho usato uno stampo da 22 cm. Questi sono gli ingredienti che trovate anche nell'info box. Intanto incominciamo subito a sciogliere il cioccolato a bagnomaria. Deve essere un cioccolato fondente di buona qualità. Mettiamolo da parte e incominciamo a montare a neve i nostri albumi. L'albume deve essere sempre a temperatura ambiente. Lo zucchero va messo sempre piano piano. Neve ben ferma. Adesso utilizziamo il burro, che è sempre a temperatura ambiente. Lo lavoriamo con lo zucchero a velo. Aggiungiamo un tuorlo. Ci fermiamo un attimino. E poi lo frulliamo. Quando è bene incorporato, aggiungiamo gli altri tuorli, sempre uno alla volta. Solo alla fine se ne possono mettere due. Il composto deve essere non granuloso, ma cremoso. Se avete fatto a modo questa operazione sarà perfetto. Aggiungiamo le nostre farine, lievito, frumina, eccetera, tutte le parti secche, piano piano, sempre in tre step diversi. Quando abbiamo un bel composto ben amalgamato, aggiungiamo una parte di albume e il cioccolato che avevamo fatto sciogliere a bagnomaria. Non deve superare i 40 gradi, perciò se troppo caldo fatelo raffreddare un attimino. Via il frullatore e adesso con tanta tanta pazienza andiamo a mescolare il nostro composto con gli albumi montati a neve. Piano piano, io nel video velocizzo, ma è un'operazione un pochino lunga. Non deve smontare, se no fate una Imburriamo la teglia, un pochino di farina. Guardate che bello, com'è arioso. Adesso lo andiamo a infornare a 170 gradi statico per circa 45-50 minuti. Controllate sempre. Quando facciamo la nostra ganache, io ho racimolato un po' di cioccolato che avevo in casa. Ci sono anche dei cioccolatini fondente che non si mangiano e quindi ho fatto la ganache. Aggiungo poi, quando è sciolto tutto, un pezzettino di burro. La ganache non va cotta sul gas, mi raccomando, eh? Quindi panna calda e poi cioccolato dentro e si scioglie da sé. Allora, una volta sfornato il mio pan di Spagna al cioccolato, l'ho messo un attimino nel freezer, l'ho girato prima a pancia sotto, poi l'ho messo un attimino nel freezer per poterlo tagliare meglio. Ho messo la classica confettura di albicocca, credo che sia davvero la migliore.
Ho messo anche quella di arancia, ma quella di albicocca mi piace molto molto di più. Per il sopra ho usato invece sempre la confettura di albicocca, ma prima di tutto scaldata e poi ho preso colata, diciamo, filtrata, in modo che non lasci i residui sopra, se no poi la decorazione non verrà bene. Ora mettiamo la ganache. Le dosi le trovate sempre nell'info box, così non dovete rivedere magari tutto il video sempre ogni volta. Ora va messa in frigorifero prima di decorarla. Mi raccomando, deve essere bella bella fredda. Con un pochino di ganache che mi era rimasta, l'ho messa in una piccola sac à poche fatta al momento ed ho scritto gli auguri per la mia bimba Sara.